festa è sempre bella, però c'è ancora qualcosa da fare o va bene così? No, c'è tantissimo da fare. La legge è arrivata, siamo contenti, siamo un po' più contenti di ieri, ma sicuramente non siamo soddisfatti. Questa è una legge che poteva essere molto migliore di come è stata e poteva essere tanto tanto migliore rispetto a quello che ci saremmo aspettati oggi. Sicuramente gravissima la mancanza della stepchild adoption, e per questo che non finirà, ancora non finisce, non finirà per tanto tempo, perché è un primissimo passo che arriva veramente troppo tardi per essere apprezzato appieno. Quindi sicuramente apprezziamo che è un po' meglio di ieri, però la strada è talmente lunga. Il primo Pride dopo la legge è un nuovo inizio oppure c'è ancora molto da fare? Tutte e due le cose. È un nuovo inizio sicuramente, è una vittoria storica, e poi ci sono ancora tante cose da fare, quindi c'è ancora da chiudere questa battaglia. Secondo me è un buon inizio, perché da qualche parte si deve cominciare, soprattutto noi che siamo timidi in Italia. Finché non ci sarà l'accettazione, finché molti omosessuali continueranno a essere discriminati, non accettati, eccetera, eccetera, ci sarà comunque bisogno del Pride e delle battaglie. È un problema di civiltà. Guarda, io sarò anche molto basica, ma parto da un assunto fondamentale. Quello che io pago il 43% di IRPEF, il 9,19% di contributi e le addizionali, e vorrei sposare chi dico io. Altrimenti fate qualche cos'altro, toglietemi 5 punti di IRPEF. Intanto è una buona cosa, poi vediamo più in là come vanno le cose. Anche se io non credo al matrimonio, però penso che ognuno deve scegliere quello che vuole, deve fare le sue scelte, tutto qua. Come dice lo slogan, noi continuiamo a lottare, perché fino a che non raggiungeremo il matrimonio egualitario e la parità di diritti per tutti, c'è ancora da lottare. Un grazie a questo governo che finalmente per prima ha avuto il coraggio di rompere questo muro, però c'è ancora tanto da fare. È un nuovo inizio, però diciamo che ci sarà ancora tanta strada da fare, però siamo forti e in gruppo possiamo farcela, quindi siamo positivi e speranzosi. Piano piano si arrendono però. Si arrenderanno per forza, per forza. È una buona legge, quindi. È un primo passo.